Oggi è mercoledì 9 giugno 2021. Nessun giorno è un giorno qualunque. Ciascun giorno rappresenta qualcosa di speciale per qualcuno. La storia ci insegna che ogni giorno può avere un motivo per essere ricordato. Giugno 68. Fuggito a cavallo da Roma lungo la via Nomentana dopo che il Senato lo aveva deposto e i suoi pretoriani erano stati corrotti dal generale Servio Sulpicio Galba, Nerone giunge alla villa del Liberto Faonte, che molto probabilmente si trovava nella zona oggi compresa tra Vigne Nuove e Bufalotta. Qui Nerone, dopo aver pronunciato quelle che secondo la tradizione sarebbero state le sue ultime parole, quale artista muore con me? Si uccide con una pugnalata alla gola, aiutato dal suo segretario Epafrodito. Si compie così l'ultimo atto della vita dell'imperatore che ancora oggi rappresenta una delle figure storiche di maggior rilievo dell'antica Roma, immortalato anche in una celebre parodia teatrale di Ettore Petrolini. Dimostratevi uomini! E domani Roma rinascerà più bella e più superba che Pria. Bravo! Grazie. È piaciuta questa parola, Pria? Il popolo, quando sente le parole difficili, si affeziona. Amante dell'arte e della musica, Nerone regna per circa 14 anni, per poi essere deposto dalla ribellione di alcuni dei suoi comandanti militari. Alla figura di Nerone, complice anche il periodo delle persecuzioni contro i cristiani che vedono durante il suo regno le condanne a morte, tra gli altri, anche di San Pietro e di San Paolo, è legata una narrazione popolare che lo vorrebbe come un tiranno sanguinario, affetto da tratti di pazzia, fino ad attribuirgli la responsabilità del grande incendio di Roma del 19 luglio 64, che lui stesso avrebbe voluto per trovare l'ispirazione per un canto con la sua lira o per edificare la Domus Aurea sulle rovine. Gli storici contemporanei tendono invece a discolparlo, anche perché, tornato in fretta dalla sua città natale, Anzio, al momento del disastro, si prodigò per i soccorsi e la ricostruzione. La stessa plebe romana lo riteneva un benefattore, a scapito dell'aristocrazia senatoria, su cui l'imperatore aveva imposto tasse, utilizzandone i proventi a sostegno delle classi più povere. Sempre secondo i più recenti studi storici, i crudeli metodi di governo di Nerone non sarebbero stati peggiori di quelli in uso al tempo da parte di tutti i sovrani assoluti. Dopo la sua morte, le ceneri di Nerone vengono sepolte lungo la via Flaminia. Nel XII secolo, Papa Pasquale II, suggestionato dalle profezie sull'Anticristo, fa disperdere le ceneri di Nerone. Poi, di fronte alle proteste dei Romani, fa circolare la voce che le sue spoglie siano state trasferite sulla Cassia, in una zona dove sorge il monumento sepolcrale di un proconsole del III secolo e di sua moglie, che da quel momento, dando anche il nome alla zona dell'agro romano circostante, viene chiamato Tomba di Nerone.